Ben ritrovati e benvenuti a un altro incontro sul libro del Deuteronomio. La lezione di questa settimana si intitola Qual è la grande nazione? E si ispira al testo di Deuteronomio 4, versetto 8. Qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste com'è tutta questa legge che io vi espongo oggi? Ecco, poco prima, al versetto 6, parlando appunto delle leggi che Dio ha dato al popolo, Mosè afferma: le osserverete dunque, le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza, la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo sapiente e intelligente. Tramite le leggi che Dio ha dato al popolo, il popolo riflette l'immagine di Dio. Osservando queste leggi, Israele restituisce ai popoli cananei un'idea del Dio che conosce e che serve. È un dato di fatto ancora attuale. La gente giudica Dio in base al suo popolo. Certo, questo non è corretto, però è così che vanno le cose. Ed è per questo che ci rendiamo conto delle grandi implicazioni legate al nostro modo di vivere. Non a caso l'Apostolo Paolo, parlando ai credenti, in Romani capitolo 2, afferma che chi trasgredisce la legge disonora Dio, e poi aggiunge con amarezza: il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra gli stranieri. L'antico Israele doveva attirare l'attenzione di tutte le nazioni circostanti e poi dare una indicazione chiara attraverso il proprio modo di vivere. E quelle benedizioni che il popolo aveva ricevuto da Dio avevano uno scopo, quello di indicare alle persone l'unico vero Dio vivente. Per questo motivo Satana ha sempre provato a diffamare Dio, il suo carattere. E come? Non appena facendo trasgredire la sua legge, ma facendola modificare, facendola sembrare ingiusta, imperfetta, bisognosa di aggiustamenti, migliorie, aggiornamenti. Ecco, purtroppo il mondo cristiano vive un momento difficile. E questo perché? Perché molti credenti sono inciampati in questo sottile inganno satanico di modificare le leggi del Signore. E forse una delle leggi modificate più strategiche è quella relativa al giorno di riposo, no? La sostituzione del settimo giorno, il sabato, giorno che Dio ha benedetto e santificato, con il primo giorno della settimana, la domenica. Ma questo non è il solo cambiamento umano alla rivelazione divina. Purtroppo, quando si mette da parte la legge di Dio, ci si addentra in territori franosi, e gli israeliti questo lo hanno sperimentato, purtroppo. Infatti a Baal Peor, la località in cui in quel momento si trovavano, essi caddero vittime dell'astuta trappola preparata dai Moabiti. I Moabiti, impiegando le loro donne e i loro giovani, hanno sedotto gli israeliti a prendere parte ai loro riti, riti pagani, licenziosi, osceni. E se gli israeliti si fossero attenuti alla legge di Dio, questo non sarebbe accaduto. E quella vicenda si concluse con la tragica morte di circa 23-24 mila persone. Ecco, la verità è che nella vita cristiana non ci sono vie di mezzo. O stiamo ubbidendo alla volontà di Dio, o non lo stiamo facendo. E per fare la volontà di Dio bisogna anzitutto conoscerla. Per questo il Deuteronomio, parlando dei comandamenti, ordina: li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Qui il significato va oltre quello della semplice porta, perché lo stipite, nella mentalità ebraica, in quanto punto d'ingresso di una casa, riflette ciò che si trova al suo interno. Inoltre, il termine ebraico per porta, shachar, fa riferimento a una determinata mentalità, a un certo modo di pensare. In sostanza, il testo vuole dire: scrivi la sua legge, oppure lascia che egli scriva la sua legge nella tua mente. È questo l'importante messaggio qui sottinteso quando si parla di stipiti della porta. Sì, la legge era anche fisicamente scritta ed esposta sugli stipiti delle case, ma ciò aveva un valore solo se corrispondeva a un preciso atteggiamento della mente di chi abitava quella casa.
il Signore aveva detto al suo popolo: guardate, io metto oggi davanti a voi la benedizione e la maledizione. E infatti era stata data l'indicazione che entrando nella terra promessa gli israeliti avrebbero dovuto gridare le benedizioni e le maledizioni in mezzo a due monti, il Gerizim e l'Ebal. Questo evento ebbe luogo, un evento particolare, quindi su un monte vi era un certo numero di tribù, sull'altro un altro numero di tribù, e in mezzo ai due monti i leviti a valle gridarono le benedizioni e le maledizioni. Sicuramente un momento di forte impatto e anche educativo. Il popolo di Dio è stato quindi istruito su tutto ciò che aveva bisogno di sapere, di conoscere. Continuare a possedere la terra sarebbe dipeso dalla loro volontà di ubbidire al Signore. Si trattava di un altro modo con cui Dio desiderava inculcare l'importanza di osservare i comandamenti, così come lui li aveva dati a loro. Questo perché vi sono solo due strade, dicevamo: o si ubbidisce a Dio e si sperimenta la benedizione, o si disubbidisce a Dio e così si sperimenta la maledizione. Sono termini forti, però l'invito è quello di accogliere la legge di Dio perché ne va del nostro bene. Del resto, più volte il Deuteronomio ricorda che i comandamenti sono dati proprio per il bene del popolo. Quindi date ascolto, tenetevi stretti al Signore. Questa è l'esortazione dei primi versetti di Deuteronomio 4. E poi continua riguardo ai comandamenti. Abbiamo visto che dice di osservarli, di metterli in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza, la vostra intelligenza. Ecco, le leggi di Dio dovevano colpire a tal punto le persone delle nazioni circostanti che guardando la vita degli israeliti avrebbero detto: queste persone sono sagge, questo popolo è intelligente. Il Deuteronomio insegna che la nostra saggezza sta nell'osservare e nel vivere la legge di Dio, che questa legge possa dunque vivere in noi e attraverso noi, perché in questo sta la nostra capacità di capire quello che conta di essere intelligenti, e sappiamo che la saggezza viene da Dio. Il popolo a quel tempo doveva comprendere questo, viverlo nella sua quotidianità, e così pure noi, nell'attesa della Canaan celeste. Ecco, spero e prego che possiamo fare nostri questi insegnamenti, facendoli vivere in noi, così da diffondersi tramite le nostre vite anche agli altri. Del resto, è con l'amore e il nostro modo di essere e vivere che possiamo avvicinare le persone che incontriamo al Dio che adoriamo. A fare la differenza non è tanto quello che diciamo, quanto chi siamo e come viviamo. Questo è l'insegnamento del Deuteronomio. Ringraziamo Dio per le sue indicazioni e che possiamo essere benedetti dallo studio di questa lezione.